Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale di Lubaige. Esatto. Allora, oggi diciamo è un giorno un po' particolare perché iniziamo una nuova dieta, ragazzi. Tanto per cambiare siamo spariti. Tanto per cambiare siamo spariti un po' perché abbiamo avuto il Covid, varie vicissitudini, vabbè, rotture di scatole, non ci andavamo però per fortuna queste testoline malate, baccate, registrano diversi video insieme, quindi per fortuna siamo riusciti un video a settimana a farlo uscire comunque. Quando è uscito l'ultimo video? Non mi ricordo. 5 giorni fa. Ah. L'ho pubblicato io perché sennò lui... Allora raga, quindi stiamo facendo una nuova dieta, siamo andati dalla nostra vecchia dottoressa e stiamo mangiando oggi... Vi raccontiamo. Riso nero, petto di pollo e zucchina. Al vapore, riso venere, petto di pollo al curry e zucchine che non ho salato, quindi bisogna salarle, al vapore. E quindi è tipo l'emblema... Il riso venere di solito... Mi piace nella tartare. Ah, e buon appetito. E quindi stavi dicendo? Io? Sì, della dieta. Che stiamo facendo una nuova dieta. Quello ho detto, non ho detto che volevo spiegare qual era la mia nuova dieta, non, cioè sono affari miei, perché glielo devo dire. Quindi ragazzi, oggi ci vedrete mangiare in silenzio. Buona visione. C'è poco sale. No, non dico che hai messo quella schifezza, no? Sale con... iposodico dovrebbe essere. Cioè sale che non sala. Sale che non sala. Allora, praticamente... Praticamente abbiamo deciso di tornare dalla nutrizionista. Acqua. Non è casata, eh? Sapete che fare la dieta è un percorso lungo, tortuoso... pieno di insidi, di tentazioni. Bisogna rinunciare al sushi e alla pizza. Ah beh, a lui il sushi ci deve rinunciare per forza. Una volta al mese, ha detto. Anche se la pizza sarebbe una volta a settimana. Una pizza 2 volte a settimana. Con questa. Cioè al mese, non... A... Con questa. E praticamente ci ho dato la dieta zone. Che lui pensava che fosse che ti fa dimagrire, ti modula il corpo in base alle zone. Ma io pensavo quello. Cioè, che cazzo ne so, non ho mai fatto una dieta zone. Io pensavo che fosse una dieta che ti fa dimagrire la pancia, il culo, che ne so. Sì, perché giustamente, no? Dici, il petto di pollo sa che deve farti dimagrire i fianchi. E... No, nel senso che, da quello che ho capito, a zone... A zone, quella è la verità. Cioè, allora praticamente da quello che ho capito è nata in America dal dottor Seals, una roba del genere. E praticamente stare in zona per gli sportivi significa stare nel momento di massima energia e che possa garantirti quindi le migliori prestazioni. E quindi è una dieta calcolata con delle percentuali fisse di carboidrati, proteine e grassi e dovrebbe regolare, cioè aiutare a controllare alcuni ormoni tipo, non mi ricordo, ma anche l'insulina. E per noi cicciotti obesi... diabetico. Diabetico e probabile insulino resistente, è importante tenere sotto controllo l'insulina, cioè fare in modo che sia bilanciata, così da poter perdere meglio. E quindi stiamo facendo questa dieta. E ci non piace. Mi piace questo telefono perché non ci inquadra bene, fa troppo lo zoom. Una rottura di scatole. Ci piace, ragazzi, spiega perché ci piace. Perché non mi hai detto che mi piace?
Già il fatto che la pizza sta una volta ogni 2 settimane, che gioia. Vabbè, ma perché te l'ho detto? Oggi è di cattivo umore, ragazzi, sì. Quindi... Ma che mi fa arrabbiare sempre. Io? Per il fatto del lavandino? No, tante cose. Cioè, io stavo ad asciugarmi i capelli e dovevo cucinare, no? E gli ho detto, svuotami la lavastoviglie e riempimela così sistemi la cucina prima di iniziare a cucinare, no? Nel frattempo io arrivo, tu hai fatto la cucina e io vengo a cucinare. Ma si può caricare la lavastoviglie e non pulirmi il lavandino? Comunque, il riso venere così non mi piace. È buono. Però il riso venere ci sta con le zucchine e i gamberetti. Col petto di pollo non c'entra proprio niente. Zucchine, sì, ma bollette. Hai messo, io ci scommetto quello che vuoi, che hai messo quello schifo di sale, perché non sa di niente. Te lo nulla. Giuro, no, ne ho messo poco, ne ho messo poco, ma c'è il sale normale, questo l'ho preso per le zucchine, a parte che me ne hai fatti prendere 2, tesoro bello, e questo non lo usi mai, e ce n'è un altro nuovo. Ma la dieta vecchia, io pensavo l'avremmo continuata. Allora, sta dieta ci piace. Vendilo su Vinted. Lo volete? Perché praticamente è strutturata, si chiamano blocchi da quello che ho capito, e ogni blocco deve contenere carboidrati, proteine e grassi, e sono 5 blocchi che non puoi saltare, tant'è che da quello che ho letto online, sì, non bisognerebbe affidarsi online, però comunque la dieta ce l'ha fatta la nutrizionista, quindi... Sono cose in più che cerco io per curiosità. Dovresti mangiare regolarmente durante la giornata e quindi non tipo saltare la colazione e andare direttamente al pranzo piuttosto che saltare lo spuntino e fare colazione pranzo. Cioè devi tenere fissi sti 5 pasti. Sarà una cosa impossibile per noi. Già, visto che comunque non abbiamo una vita metodica, delle abitudini diciamo rigide. Cioè siamo molto come viene quello che abbiamo da fare dobbiamo fare. La signora poi molte volte non fa colazione, quindi... No, ma la sto facendo anche perché mi ha messo la colazione che mi piace. E quindi abbiamo 2 spuntini. Ma volete sapere la cosa divertente? Non è lo yogurt e non è neanche la frutta. È tipo pane e tonno. Pane, avocado e salmone. Oppure ricotta e frutta. Oppure yogurt e frutta. Un giorno abbiamo i pancake proteici, una volta ogni 2 settimane abbiamo la pizza, la mattina non facciamo... Non ho capito però se li dobbiamo fare noi o li dobbiamo già fare comprare. Non ci ha risposto se dobbiamo fare noi i pancake proteici. In teoria li vendono già fatti e vendono pure il preparato per farli. Boh. Costano però. In dieta si sa che si spende, amore. Ma dovrebbe essere al contrario, non mangi un cazzo e paghi di più. Lo dicevo io, meglio mangiare, meglio morire, le schifezze, meglio morire a 30 anni con un fegato così. Già, tanto la vita non dico, vabbè, oggi è nera, ragazzi. Come questo riso che è nero, viola, marroncino. Ho detto, allora, vabbè, l'acqua della pasta la buttiamo sempre perché la saliamo, quindi non si può riutilizzare per le piante. Però di solito quando per esempio cuciniamo le verdure e non saliamo l'acqua, molte volte io recupero l'acqua e la usiamo per innaffiare le piante, no? E adesso l'ho buttata l'acqua, non ve la posso far vedere proprio perché era salata. Però ha tinto tutta l'acqua di nero viola, e ho detto, ma no, magari come quando fai il caffè, quando vuoi tingere dei tessuti, tipo hai un tessuto bianco, no? E lo vuoi far diventare beigiolino, marroncino chiaro, fai il caffè, o tieni pure anche i fondi del caffè
li tieni un po' lì da parte in modo da averne tanti, poi li rimetti in acqua per tingere i tessuti. Ho detto, magari lo puoi fare anche con l'acqua del riso Venere, perché vi giuro che era nerissima proprio. E quindi magari si possono tingere pure i tessuti. C'è tutto un mondo sulla tintura naturale dei tessuti, è molto interessante. Come quelli che praticamente prendono dei fiori freschi e praticamente tipo prendono una violetta, la sistemano su un tavolo, oppure mettono prima la maglietta, poi prendono la violetta, la mettono con tutti i petali aperti sulla maglietta, poi prendono tipo un foglio, un cartoncino, vabbè, quello che capita. E prendono un martello e iniziano a dare colpi sulla violetta. Io in questo video mi darei martellate sui coglioni, sinceramente, perché sono violetta. Cioè, ho detto, dai, amore, facciamo il video. Dai, stiamo facendo il video. Allora, praticamente martellano sta violetta e distruggendo poveretto sto fiore, rilascia tutto il suo pigmento e quindi poi rimane impresso sulla maglietta. Poi è da capire se la lavi rimane, oppure sbiadisce, oppure macchia tutti i contorni e non rimane definito, perché in teoria nei video rimane ben definito, diciamo, il contorno del petalo ed è bellissimo perché puoi fare delle composizioni con varie tipologie di Pedalosa. fiori e vari colori, no? È da capire Dove le poi. dobbiamo comprare cose per stasera? Dobbiamo fare la spesa di nuovo. Sì, allora ieri praticamente perché insieme ai pancake l'ho sfigato al miele, anche se io adoro il miele quindi non sei tanto sfigato. La super ragazza meravigliosa e fantastica che è Sodo al burro d'arachidi proteico. Me l'ha messo, che cazzo vuoi? No, Perché? non lo voglio pure No, non te io. l'ha messo. Lo chiedo. No. No, a me il miele non No, piace. l'avrebbe messo se avessi potuto mangiarlo. Non l'ha messo, non lo puoi Io ho la mangiare. glicemia alta, non la posso mangiare. Appunto. E anche se abbiamo preso un burro d'arachidi normale, perché c'era quello proteico con tanto di dicitura vegano, anche se in teoria se fai il burro d'arachidi puro, tritando semplicemente le Non arachide e era non aggiungendo normale, Sodo, nulla. che stai dicendo? Questo è stato proprio sullo scaffale che c'era scritto roba proteica, quindi era Ho pure detto che noi proteica. abbiamo preso quello normale. No, perché l'hai preso dallo scaffale roba proteica, c'era scritto, capito? Lo scaffale c'era scritto alimenti proteici, c'era Ok, ma scritto. sull'etichetta del. Sta qua. Guardate. Vedete? Non c'è scritto proteico. C'entra. Non c'è scritto. Comunque questo avevamo preso perché costava molto meno e quello proteico praticamente che c'era anche vegano, anche se usano un po' queste certificazioni un po' ecco, perché non ha alcun senso specificare che un burro d'arachidi è vegano, cioè se lo fai puro ci aggiungi lo Fatto sta che zucchero, l'abbiamo vabbè. dovuto buttare. Allora, Ecco, già praticamente finiamo, sì, però diciamo abbiamo così. preso questo perché aveva 26 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto, mentre l'altro Dovrebbe. 24 ha meno grassi perché aveva tipo questo a 5,7, l'altro ne aveva 6, meno zuccheri, no, aspettate, no, gli zuccheri 5,7 e quindi abbiamo preso questo. Tutto male il dente. Fatto sta che torniamo a casa. Ed era aperto. C'era la pellicola aperta e allora a me dispiace buttare la roba da mangiare, però l'abbiamo Memori di buttato quello che succedeva anni fa. anni fa, che mettevano la varichina, la candeggina dentro l'acqua. Gli stronzi, non si sa mai. Poi chissà, magari uno si è messo un ditino nel puntini puntini, poi con lo stesso ditino ha inzuppato il ditino nel burro d'arachidi, non si sa mai. E Quindi quindi nulla. L'abbiamo io ho finito di mangiare, ora che faccio? Che buttato. guardo? Ora di le tue impressioni sulla dieta. Non lo so. Io so solo che in questi giorni sono molto impegnato.
perché durante il Covid siamo stati tanto male. Allora, stavamo così, non sapevamo che cazzo fare. Sì, diciamo che non ci ha preso E gravissimo. Sodo ha detto, Naida, che non possiamo uscire. Io scherzando ho detto, no, così così mi prendo la PlayStation 5. Così, sapete, no, quando uno ti viene quella cosa compulsiva che ti devi comprare per forza qualcosa, vabbè. E niente, alla fine fa, no, ma perché invece della PlayStation 5 non ti compri la Nintendo Switch? Mi sono preso una Nintendo Switch su Amazon. E quindi ora abbiamo la Nintendo Switch. L'ho preso Pokémon Violetta. Io l'ho già finito tutto. Ho catturato tutti i Pokémon, quindi c'è il Pokédex, e poi ho finito pure la storia. Io ho finito la storia, ma non ho completato il Pokédex. Sì, è una schiaffa. Praticamente sì, diciamo che il signorino più che altro è stato abbastanza insofferente in quei giorni. 2 lunghe settimane. Io, e perché tu no? Sodò, non sminuirti. Non vogliamo che tu ti sminuisca. Fammi vedere quello che sei. Praticamente, cioè, stavamo bene, nel senso che a parte i primi giorni con un po' di tosse, Benissimo. è il post-COVID che è fastidioso, con costante perenne raffreddore, difficoltà a respirare, nel senso nel canto, cioè Noi respiravamo col culo. noi ce ne accorgiamo per il fatto del canto, perché sennò stiamo perfettamente in Sodo, noi salute. fra 5 minuti dobbiamo Ah, andare via. sì. E quindi diciamo che lui era l'insofferente e quindi ha voluto sta cosa, Me e ne essendo mangio io la che zucchina di sodo. ormai io so che quando gli viene il capriccio anche a farlo ragionare è impossibile, ora abbiamo la Switch. Sì, giustamente. Sodo, non sono andate così le cose. Dì le cose come sono andate. Vuoi spendere 600 euro di PS5? Io ti ho detto che prendi la PS5 se hai la PlayStation 4? E ho detto, piuttosto, se devi spendere dei soldi, che comunque costa molto meno, Dovevi vederla proprio come era prenditi la tutta Switch. bruciata quando ha visto la Switch. E gli ho Quando regalato hanno anche. portato il pacco, ho visto il pacco, ho detto. E gli ho regalato anche Animal Crossing. Però questo l'altro giorno. Sì, della serie che noi praticamente siamo poveri in canna, però i soldi per Ma sì, ma le godiamoceli stronzate. così. Ma stronzate di cosa almeno? Almeno. Beh, mangio una zucchina e vi salutiamo, che dobbiamo finire di No, mangiare al volo perché e salutiamo i scappare. nostri amici? Dai, mangia sta zucchina, dai. Ma sì. Va bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi prometto che nel prossimo video sarò meno scazzato e Speriamo. incazzato con il mondo, però comunque ci tenevamo lo stesso a fare il video e Anche perché, quindi. ragazzi, cioè, scusatemi, Mi fa ma io male la testa. dico, ma Mi fa quale canale male. serio? Ah, è vero, ma noi non siamo un canale serio. Pubblica 4 video al mese. No. Noi. Va bene, ragazzi, vi ringraziamo della visione. Andatevi a vedere i vecchi video dove siamo più simpatici, forse. Vi mandiamo un super bacio e al prossimo.